Buongiorno. Stamattina sono a Napoli. Fabio non è un cliente normale, è un amico, nel senso che io non ce la faccio a uscire di casa e andare a incontrare le persone che mi contattano. Però Fabio sì, perché negli anni si è sviluppato un rapporto con lui come con pochissimi altri, e quindi in pratica lo andiamo a trovare, niente di più. Caffè, cornetto. Caffè, cornetto. Ma proprio ho fatto bene a dire queste cose. Non è che poi uno tipo si pensa che si lavora, non si fa caffè, cornetto. Vabbè, si parla anche di sé, però. Ma guarda che sorpresa! Ragazzi, e allora? Allora, Riccardo, Ciro e Sara. Sara che è il mio numero uno, il mio idolo indiscusso dei post su Facebook che non si può dire. Allora, stamattina leggevo, voi siete bellissimi, stamattina leggevo uno che diceva: ma perché i ragazzini che vanno a scuola sono coi Bermuda e chi lavora invece è vestito in giacca e cravatta? Ma dove vivono questi? Ah, non so. Ma non si è capito. Cioè, io penso che l'unica volta che abbia messo giacca e cravatta per lavoro, in realtà forse no, non ho mai messo giacca e cravatta per lavoro. La giacca l'ho messa l'altra volta quando sono andato al Ricca, ma Parlamento. tu manco alla Camera dei Deputati ti metti la cravatta? Non, niente, impossibile. Io mi domandavo, ma quando vanno a sbatterlo fuori? Invece no. Ah, no, ma non è obbligatoria, non era per Non niente era obbligatoria. obbligato. La giacca No, no, no. sì, però. La giacca sì, La giacca sì, la infatti ho cravatta messo no. la giacca. Se avete già fatto il cambio di stagione, mettete i Bermuda. E beh, sì. Senti, Ciro, ma venerdì è festa, cioè è il 2 giugno, ma tu che fai? Guarda, Franci, mi auguro che sia bel tempo perché voglio andare al mare. Spero però di non trascorrere la giornata al mare a scrivere o a tradurre. No, e se no che festa è, scusa? No, Ma infatti. per me è una festa importante, cioè ci sono tanti colleghi che lavorano tranquillamente il sabato e la domenica e anzi se ne vantano, perché io lavoro, perché io valgo. Guarda che nel resto d'Europa non è così. Nel resto d'Europa, se dopo le 18 sei ancora al lavoro, pensano male di te. Lo so, Franci. Pare che in Svezia abbiano ridotto la giornata lavorativa a 6 ore. A 6 Che ore? ne Ma stranissimo. So cose, vabbè. Ok, e dunque questo è l'ufficio di Fabio e questo è Vuoi un Fabio. caffè, È Francesco? certo che voglio il caffè, ti So pare? che per esempio a Stai questo sono lavorando così diversi tanto? dalle Eh persone, beh. quindi ci sono formulari, questi formulari e questi sono gli altri indirizzi. Ma sono le leggende normali? Cioè, standard? Ok. Sì. Sì, Cioè, aggiungo sempre tutto No, 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 allora, no, no. Francesco, Sì? possiamo In genere decidere. lo rimettono ogni Dentista giorno, però VIP adesso era lo primo. Sì, ma non lo è più, perché siamo stati Visto che ci puniti. rivolgiamo al paziente, No, che io so che sarà primo, perché ho capito come Tornerà votare. primo, tornerà primo. Sarà primo. Qui dobbiamo decidere le Quando uno è prossime parole VIP. chiave da prendere, perché tu devi conquistare il mondo. Allora, ora te lo dico, ora ti faccio vedere come conquistiamo il Sì, mondo. io Attenzione, lo sto per sono dire, lo capitato sto per dire, al lo massimo dico, lavoro. lo dico. 14 modi per organizzare un matrimonio non è impazzito. L'idea proposta da Rizzo. Ma che bello, ho beccato pure il passaggio in macchina e ritorno. Grazie Sara, ma che gentile. Ha un caldo Ma lo sai impressionante. che io peraltro non sono nemmeno abituato ad andare in macchina da queste parti, sono sempre andato a piedi, ma proprio nella vita. Infatti io ho una coscia notevole, io ho un muscolo proprio anche Senza un fare po'. sport, ma Senza, è camminando. certo, perché sai come si dice, chi non ha buon cervello ha buone gambe. E io sono proprio l'esempio preciso di quella cosa. Allora, che questa non è la giornata tipo di un consulente normale, questa è la giornata di vacanza di un consulente normale. Nel senso che uno va in giro e incontra gli amici, incontra i clienti. Però bello andare in giro, a poterlo fare sempre. Vado a richiudermi. Tra una settimana circa parto, vado ad Amsterdam, ci sto qualche giorno. Intanto, sai, metti a posto un po' di cose, incontri un po' di amici, prendi un paio di caffè. E manco è tempo buttato. Anzi, a prenderlo un po' di sole, ma come so bianco, pigliane un po' ogni tanto pure tu, esci.
come dice, tocca le femmine, esci. Dice, vabbè, una frolla non te la vuoi pigliare, te la pigli la frolla, buona la frolla. Stavolta è andata bene perché ho preso un passaggio con la macchina. E poi c'è il pullman, che è il grande compagno della mia vita. E quando mai non sono andato in giro con pullmani? Mi piace assai perché posso... Diciamola tutta, io quando guido mi addormento, allora preferisco tantissimo. Comunque è divertente andare in giro, anche per clienti, se lo fai così. Eccoci, adesso sono quasi a casa, quasi a casa nel senso che manca ancora un dettaglio, casa, molto casa, casissima, eccolo il dettaglio mancante, eccolo qua, il dettaglio mancante, eccolo, adesso sono a casa, ciao!